Nell'autunno del 2018 i rifiuti bruciano attorno a Milano. Il 21 ottobre vanno a fuoco addirittura due depositi nello stesso giorno. La nostra indagine, che vuole capire cosa sta succedendo, parte però qualche mese prima e nemmeno da Milano. È l'inizio di gennaio del 2018, quando a Corteolona, in provincia di Pavia, in un capannone che doveva essere vuoto, vanno a fuoco tonnellate e tonnellate di rifiuti. Da Corteolona passiamo al nord Milano. Infatti è da qui che i carabinieri scoprono arrivare gran parte dei rifiuti che bruciano nel pavese. Detto questo, un imprenditore di una società milanese, che per tutelare altre indagini in corso chiameremo Società 1, viene arrestato. Fino ad allora i suoi fari erano stati molto floridi, cosa che traspare ancora oggi visitando il sito internet della Società 1. Inoltre veniamo a sapere che è dotata dei permessi per stoccare rifiuti pericolosi. Decidiamo allora di partire da lì e produciamo una serie di visure camerali che chiariscono immediatamente alcuni intrecci aziendali. Scopriamo che della Società 1 possiede alcune quote l'amministratore delegato di un'altra azienda, oggi di proprietà di una multi utility a partecipazione pubblica. Ci stupisce apprendere che quest'ultima è stata a sua volta vittima di un incendio e sempre nell'ottobre del 2018. Nell'asset della Società 1 scopriamo poi un terzo attore, un imprenditore in crescita nel ramo della raccolta e gestione rifiuti, titolare di diverse altre aziende, sempre impegnate nel trasporto e stoccaggio tra il nord-est milanese e il basso monzese. Questa persona si è fatta le ossa partendo da un grande gruppo industriale. Sta sulla breccia sin dagli anni 60 e fattura oltre 3 milioni di euro l'anno. Ha in progetto la realizzazione di una grande area di stoccaggio e trattamento a pochi chilometri dalla metropoli, contro la quale però i residenti vicini si sono allarmati ed hanno proposto addirittura un ricorso al TAR. A questo progetto è interessata un'altra azienda che fu vittima dell'ennesimo incendio doloso, tuttora avvolto nel mistero. Inoltre, alcuni dei titolari di queste società reinvestono i loro proventi in sale scommesse VLT che possiedono nell'hinterland di Milano. Ad un certo punto, però, decidono di uscire dall'azionariato della Società 1, acquistando il ramo dello stoccaggio di rifiuti della stessa e trasferendolo in un'altra azienda, la Società 2. Lo faranno proprio a ridosso dell'inizio dei viaggi illegali di materiale dal nord Milano verso Corteolona, ovvero nell'estate del 2017. Una strana coincidenza agli occhi della giustizia, trovare come solo responsabile l'unico amministratore rimasto come proprietario della Società 1. Questi cambiamenti societari, di fatto anomali, subiti da queste aziende rappresentano una costante. Per esempio, la IPB Italia di Vieca Serena Milano, già protagonista di recenti operazioni della DDA, vive un cambio di amministratore il giorno prima dell'incendio e 3 giorni dopo aver subito un'ispezione della città metropolitana. Lo hanno confermato anche i carabinieri del Nord di Milano, sentiti in audizione presso la Commissione regionale antimafia, facendo intendere che queste variazioni societarie potrebbero nascondere altro. E così abbiamo deciso di segnalare con un esposto alla magistratura le anomalie rilevate, sottolineando tra le altre cose il comportamento di uno dei due imprenditori coinvolti, che svolge le sue attività al limite della legalità, facendo compiere ai suoi camion carichi di rifiuti viaggi senza formulari o addirittura con formulari falsi. Questo è il nostro impegno per far emergere il marcio tra i rifiuti.